Bentrovati, giovedì 30 luglio, nuova edizione del TG di Cilento Channel. Apriamo subito la prima parte del nostro telegiornale con tante novità. Vediamo. Restano varie le località in attesa di tamponi nel Cilento. Nella giornata di ieri, infatti, non si erano registrati nuovi contagi nella città di Agropoli, ma nella mattinata di oggi un nuovo caso positivo ha ribaltato il bilancio, che si era fermato a 37 casi, con una nuova persona positiva in città. Si tratta di un contatto stretto relativo all'ultimo caso positivo in ordine cronologico per quanto riguarda gli esiti dei tamponi registrati ad Agropoli. La persona in questione fortunatamente era però già in isolamento. Ora bisognerà tracciare nuovamente tutti i suoi ulteriori contatti stretti che ha avuto negli scorsi giorni per procedere poi eventualmente ad ulteriori tamponi. Attesa invece per Castellabate, dove il caso della persona proveniente da Roma ha suscitato non poche polemiche. Il soggetto, che ora si trova nella capitale, ha partecipato ad un pranzo battesimale proprio a Castellabate sabato scorso. In seguito al riscontro della sua positività al virus dopo il suo rientro a Roma, sono state poste in quarantena fiduciaria 23 persone residenti nel comune cilentano, le quali domani saranno sottoposte a tampone presso il reparto USCA dell'ospedale civile di Agropoli. A Pisciotta, terminati i tamponi e quindi chiuso il cerchio dopo lo screening di massa, nel quale sui 130 tamponi sono state riscontrate 4 positività al Covid, che hanno portato i contagi a 21. Notizie quindi migliori rispetto a quelle arrivate ultimamente dal paese costiero del Cilento, che ha subito un brutto colpo nel periodo più importante dell'anno per le attività. 2 casi anche a Centola, capoluogo, annunciati dal sindaco Stanziola nella giornata di martedì. Si tratta di un'anziana di Napoli, ma residente a Centola, fuori dal centro abitato, e della sua badante di nazionalità ucraina. Isolamento per entrambe e tamponi disposti per i loro contatti. Nel Cilento però ci sono anche situazioni più confortanti, come il falso positivo a Stio, l'uomo ricoverato all'ospedale di Scafati, risultato positivo al primo tampone, positività poi smentita dal secondo esame, ma anche i 3 casi di Casalvelino e i 6 di Capaccio Pestum sulla via della guarigione dal coronavirus. Buone notizie giungono stamane anche dal sindaco Ferdinando Palazzo sul caso della consigliera comunale di San Giovanni a Piro, che è risultata negativa al terzo tampone al quale era stata sottoposta nei giorni scorsi. La nostra consigliera non è mai stata affetta da Covid-19, si è trattato di un caso di falso positivo, ha sottolineato il primo cittadino. Per adesso la situazione è la seguente: 21 casi a Pisciotta, 6 casi a Capaccio Pestum, 6 ad Agropoli, 3 a Casalvelino e 2 nel comune di Centola. Questo il bilancio attuale per il Cilento. Il sindaco di Castellabate alza la guardia emettendo l'ordinanza numero 33 del 29 luglio 2020, che dispone alcune misure da seguire in via precauzionale, in attesa dei tamponi disposti dall'ASL che verranno presto effettuati all'interno del territorio comunale. L'atto è conseguente alla misura di isolamento domiciliare fiduciario disposta per 23 residenti presenti tra i contatti di un non residente asintomatico, poi risultato positivo al coronavirus. L'ordinanza prevede come ulteriore misura di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria, fino all'avvenuto test e alla conoscenza dell'esito dei tamponi, di sospendere ogni qualsivoglia forma di intrattenimento sia all'interno che all'esterno di tutte le attività commerciali e l'annullamento delle feste e cerimonie anche private che possano determinare anche minimi assembramenti. Viene inoltre raccomandato ai gestori di tutte le attività commerciali di rafforzare la vigilanza all'interno e all'esterno dei propri locali, invitando l'utenza al rispetto del distanziamento sociale e all'utilizzo corretto della mascherina. La situazione è sotto controllo, essendo scaturita da un evento circoscritto che ha permesso di ricostruire prontamente la rete dei contatti, tiene a precisare il sindaco Costabile Spinelli. A scopo precauzionale, in attesa dell'esito dei tamponi, confidando nella loro negatività, dobbiamo continuare a tutelare la salute di tutti e impegnarci ancor di più al fine di evitare comportamenti scorretti. Una situazione alquanto pericolosa è stata segnalata alla nostra redazione e riguarda Agropoli, con precisione Trentova e i suoi sentieri. In particolare in uno di questi, nei pressi dello Scoglio e dell'Ido Trentova, dopo aver percorso qualche metro, risultano mancanti le staccionate, ma soprattutto è presente un terreno disconnesso in discesa molto pericoloso, che rende impossibile il proseguire, anche per la vasta presenza di sterpaglia. Sono state varie le segnalazioni riguardo persone che si imbattono in questo pericolo perché non tutti ritornano
tornano indietro una volta che ci si è resi conto dell'impossibilità di proseguire sul sentiero. C'è chi prosegue e rischia seriamente di cadere giù perché il percorso è davvero impervio. Nonostante la splendida zona, una delle maggiori meraviglie di Agropoli, spesso ci si imbatte in criticità del genere, che non mettono sicuramente in buona luce l'organizzazione della città per via anche degli investimenti fatti sui percorsi sentieristici di Trentova. Un semplice intervento di manutenzione basterebbe ad evitare spiacevoli situazioni ai cittadini e turisti che vogliono usufruire di un bene di questa città. Reati fallimentari e tributari da parte di imprenditori dell'agro-nocerino sarnese attivi nella distribuzione di generi alimentari e prodotti per la casa con la compiacenza di due prestanome, una badante e un pluripregiudicato. E quanto hanno accertato i finanzieri nel corso di un'attività di indagine condotta dalla sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore e dalla prima compagnia della Guardia di Finanza di Salerno, coordinate dal sostituto procuratore il dottor Angelo Rubano. Nel corso delle indagini, culminate con l'esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal GIP il dottor Giovanni Pipola, con l'applicazione di misure cautelari personali e reali, è stato riscontrato nei confronti di 5 persone, amministratori di fatto e di diritto di una società, attuavano una serie di condotte delittuose che comportavano il dissesto economico e patrimoniale dell'azienda, fino a determinarne il fallimento attraverso la sottrazione di scritture contabili, fino alla cancellazione dal registro delle imprese al trasferimento della sede legale all'estero. In particolare, gli amministratori di fatto della società scissa, già in gravi difficoltà, hanno fatto un'operazione di scissione parziale, trasferendo tutto il patrimonio immobiliare ad una nuova società, ad una nuova costruzione, avente la medesima compagine sociale. Gli elementi raccolti dai finanzieri durante le indagini hanno comprovato anche il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il sostituto procuratore Rubano, che ha coordinato le indagini, ha contestato anche l'evasione, di qui la richiesta, convalidata dal GIP, di una serie di misure cautelari ed interdittive, dal divieto di dimora in Regione Campania a quello di esercitare attività di impresa per un anno, oltre al sequestro finalizzato alla confisca di un fabbricato industriale ed un locale commerciale per un valore di quasi 5 milioni di euro. E ci fermiamo soltanto qualche minuto per la pubblicità, ci rivedremo tra pochissimo. Le tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Da oggi puoi prenotare online su www.bccbcc.it una videoconsulenza che ti consente di dialogare con la tua banca ed evitare di recarti in filiale. Usa Relax Banking per l'operatività sul tuo conto corrente H24. Centro polifunzionale Elysium, piscina semiolimpionica, palestra, centro fitness con attrezzi di ultima generazione, pizzeria con ingredienti genuini e selezionati, sala bar. Centro polifunzionale Elysium, via Lento, Agropoli Salerno, info at elysiumforyou.it. Risarcimenti Italia, dal 1995 al fianco di chi ha subito un danno. Aiutiamo e tuteliamo i nostri clienti per fargli ottenere in tempi rapidi il risarcimento al quale hanno diritto. Risarcimenti Italia, via Mattine 5, Centro Le Torri, Agropoli Salerno. Villa Franca, a Domignano Scalo, per consentire a persone anziane di vivere in un ambiente controllato e protetto. Assistenza sanitaria 24 ore su 24, svolta da infermieri professionali. Villa Franca, via Cerreta 27, Omignano Salerno. Il gruppo Riflessi, con esperienza ventennale nell'abbigliamento e la profumeria, vi invita a visitare la nuova sede in via Mattine ad Agropoli. Abbigliamento uomo-donna per tutte le taglie, profumeria fornitissima delle più grandi firme. Gruppo Riflessi, abbigliamento e profumeria, via Mattine, Agropoli. Prodotti locali e nazionali di qualità e a prezzi molto convenienti. Non è una favola per bambini, è MD. MD. Passione, tradizione e competenza. Buona spesa, Italia!
Rieccoci di nuovo in onda con la seconda parte del nostro telegiornale. Vediamo subito gli altri servizi che Raffaella Giaccio e tutta la redazione ha preparato. Portate una carica di freschezza e di entusiasmo nel vostro nuovo lavoro, impegnativo ma appassionante, che servirà per far ripartire la macchina comunale di Salerno. Con questo appello il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha salutato e ha rivolto il suo personale in bocca al lupo ai 189 vincitori del corso concorso nell'ambito del piano per il lavoro promosso dalla Regione Campania. Si tratta di forze giovani che a vario titolo verranno inserite all'interno della pianta organica del Comune di Salerno, così come avverrà per altri enti in tutta la regione. In questa settimana è attesa l'immissione al lavoro di 2.500 persone sulle 10.000 che hanno superato la prova. Ma scorreremo la graduatoria, ha già annunciato il governatore, per il quale uno degli aspetti importanti di questo concorso è proprio l'immissione di energie fresche in piante organiche che hanno un'età media di 60 anni e sono alle prese con la digitalizzazione. Una boccata di ossigeno per il Comune di Salerno dopo anni di blocco del turnover e fuoriuscite per pensionamenti, l'ha invece definita la CGIL, che ha predisposto uno sportello per fornire ai tirocinanti tutte le informazioni utili sul loro percorso formativo. Arrivano al Comune di Salerno 200 giovani, ragazze e ragazzi, diplomati e laureati che cominciano a lavorare. Sono quelli che hanno vinto il concorso e la Regione Campania per i 10.000 posti di lavoro per i giovani diplomati e laureati. Ho fatto un appello a queste ragazze e a questi ragazzi perché portino nella loro attività nel comune una ventata di entusiasmo, perché non si adeguino al clima, come dire, di stanchezza, di sfiducia che tocca tante volte i funzionari pubblici, soprattutto quando hanno una certa età. Abbiamo un'età media fra i 50 e i 60 anni, è chiaro che non c'è più entusiasmo. Ci aspettiamo da questi ragazzi un grande entusiasmo, ci aspettiamo anche nuove capacità tecniche, ci aspettiamo una generazione di digitali in grado di promuovere una digitalizzazione della pubblica amministrazione, uno snellimento delle procedure, e ci aspettiamo anche gente che non si nasconda dietro l'ignavia degli altri. Ognuno deve pensare a fare il proprio lavoro, il proprio dovere. Dunque per noi è una giornata storica e per me è una grandissima soddisfazione. Poi faremo lo scorrimento della graduatoria fino ad arrivare a 10.000 giovani da assumere in tutta la Campania, in tutti i comuni, nella Corte d'Appello di Napoli, di Salerno, nelle varie aziende. È veramente l'operazione sociale più importante che si sia fatta nel sud da decenni a questa parte. Grazie Presidente. Accompagnare la ripartenza del sistema scolastico per i bambini da 0 a 6 anni dopo l'emergenza Covid è una delle finalità della delibera approvata dalla Giunta regionale per la programmazione delle risorse per l'attuazione del sistema integrato per l'educazione e l'istruzione, che per la prima volta ha destinato 10 milioni di euro anche alle scuole paritarie private. La Regione ha ripartito la quota di 33 milioni di fondi MIUR spettanti alla Campania per il 2020 tra scuole statali e paritarie. Alle prime, in base alla percentuale sul totale regionale di bambini tra 0 e 6 anni residenti in ciascun ambito, vanno 23 milioni per l'attivazione dei servizi previsti dalle linee strategiche. 10 milioni di euro vengono invece ripartiti dagli ambiti territoriali e sociali in base alla popolazione scolastica delle scuole e sezioni primarie, paritarie e private. Nel nostro paese, in particolare nella nostra regione, dichiara l'assessore regionale all'istruzione, politiche sociali e politiche giovanili Lucia Fortini, la scuola paritaria, oltre ad avere un ruolo fondamentale nel sistema educativo, svolge una insostituibile funzione di sostegno alle famiglie e in particolare alle donne che lavorano. Con questa misura vogliamo sostenere la ripartenza del sistema scolastico per i bambini da 0 a 6 anni, che è stato particolarmente colpito dall'emergenza Covid. La Giunta regionale ha deliberato anche interventi di inclusione sociale delle persone con disabilità sensoriali per 829.223 euro, che saranno destinati all'acquisto di test scolastici in formato braille o caratteri ingranditi in versione cartacea o elettronica per gli alunni con disabilità visiva,
ad azioni per il superamento delle barriere materiali di tipo comunicativo per le persone con disabilità uditiva, agli interventi di aiuto post-scolastico per le persone con disabilità visiva ed uditiva sono stati destinati infine 209.223 euro. La Regione Campania, sottolinea l'assessore Fortini, è dalla parte dei più fragili. Nessuno deve essere lasciato solo, nessuno deve essere lasciato indietro. Bene, ancora una pausa per noi, a tra poco. Fisiomedica, fisioterapia, rieducazione posturale globale, misura e prenotazione plantari ortopedici, ozonoterapia, TECAR e laser terapia, elettroterapia antalgica, ecografie e visite specialistiche. Fisiomedica, via Nitti 1 Agropoli Salerno. Per ogni tua esigenza di spostamento, Cilento Rent. Noleggio auto, furgoni, scooter, biciclette, minibus da 7 e 9 posti. Cilento Rent. Ad Agropoli, Capaccio, Castellabate. www.cilentorent.com. Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa. Da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pestum. Le tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Focus Point fa la differenza. Grif delle migliori marche. Riparazione occhiali. Pronta consegna occhiali graduati da vista e da sole. Controllo gratuito della vista. Centro applicazioni. Lenti a contatto. Focus Point. Via Alcide De Gasperi 22. Agropoli Salerno. Santo Mauro, azienda leader nel settore dell'edilizia con 2000 metri quadrati di showroom, i pavimenti e rivestimenti delle migliori marche, vasta scelta di arredo bagno, rubinetteria, igienici e accessori. Santo Mauro, materiale per l'edilizia, Capaccio Scalo Salerno. Psicofisico, studio di nutrizione e benessere, dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Si effettuano piani nutrizionali personalizzati. Studio di nutrizione e benessere, dottor Andrea Ricci, pagina Facebook, studio nutrizione e benessere. Convergenze, internet, phone, TV, energie. E siamo al termine del TG con la terza parte e gli ultimi servizi previsti per oggi. L'ospedale di Polla ha salutato ieri il primario del reparto di neurologia, il dottor Pietro Greco, in ferie prepensionamento fino al 1 novembre, quando sarà ufficialmente in pensione. Una notizia resa ancor più triste dall'assenza di un sostituto. Solo due unità al momento restano in servizio presso l'unità operativa di neurologia, una delle quali a tempo determinato e la dottoressa Forziati vicina al pensionamento. Cosa ne sarà del reparto di neurologia, ma soprattutto cosa ne sarà dell'ospedale di Polla? Lo chiede anche Valentino Di Brizzi, esponente della Lega Salvini Premier e presidente dell'Associazione Imprenditori Vallo di Diano, che per primo aveva manifestato preoccupazione per le sorti del presidio sanitario valdianese, a seguito anche dell'emanazione del nuovo piano ospedaliero in cui il curto veniva indicato come presidio base e non più DEA di primo livello. All'epoca dalla Regione erano giunte giustificazioni parlando di mero errore formale, un errore che però oggi mostra degli effetti preoccupanti,
se si pensa che un reparto importantissimo come l'unità operativa di neurologia eccellenza del territorio si ritrova a dover fare i conti con riduzioni del personale che vanno ad inficiare sulla qualità del servizio offerto. Ieri il saluto del dottor Greco, pieno di amarezza e preoccupazione e parlando anche di disponibilità a restare in servizio laddove fossero arrivate proposte. Il mio ciclo in neurologia, dichiara Greco, dopo 27 anni e 14 di direzione è finito, anche con rimpianto, perché se mi avessero posto delle condizioni richieste sarei rimasto ancora. Mi restano i ricordi, il lavoro svolto con le difficoltà risapute. Spero nella stima del mio reparto, che è stato parte della mia famiglia e di chi mi ha apprezzato. Ho lasciato la responsabilità, continua, alla mia collega dottoressa Forziati, ma servono aiuti subito perché non possono essere chiusi i reparti dopo tanti sacrifici. Sarebbero sconfitte pesanti per la politica e per i cittadini. Una politica che non risponde è uno schiaffo a chi si adopera e a tutta la comunità. Il futuro prossimo non è più roseo, secondo quanto emerge, dato che a breve il CURT dovrà fare i conti con altre partenze, alcune già avvenute. Su quanto sta accadendo al servizio sanitario locale è intervenuto il presidente dell'AIV ed esponente leghista Valentino Di Brizzi, che salutando con profondo rispetto il dottor Pietro Greco, quale eccellenza della sanità valdianese ma anche caro e attento amico, ha ripercorso la vicenda dell'ospedale di Polla. La situazione del presidio valdianese, dichiara Di Brizzi, lascia intravedere un disegno di declassamento facilitato dall'emergenza Covid. Con il pretesto di dover predisporre con urgenza un reparto Covid, si è provveduto, senza riguardo verso altre esigenze sanitarie, allo smantellamento di interi reparti e al ridimensionamento scellerato dei posti letto disponibili. Ricordando come il territorio è stato protagonista e valido aiuto grazie alle tante donazioni a fronteggiare l'emergenza, sottolinea come la politica dovrebbe avere un ruolo determinante nella tutela del servizio sanitario. All'ospedale deve pensare la politica, rimarca Valentino Di Brizzi, e non possiamo consentire che reparti importanti siano ridimensionati in maniera così pesante. Ci dimostrino, conclude Di Brizzi rivolgendosi ai rappresentanti politici in seno agli enti competenti, che hanno a cuore la nostra salute, provvedendo senza indugio alla correzione della classificazione riportata per l'ospedale Luigi Curto di Polla e per l'ospedale dell'Immacolata di Sapri nel piano regionale di riprogrammazione della rete ospedaliera e si faccia una vera programmazione e organizzazione della rete ospedaliera che ci consenta finalmente di non dover più fare viaggi della speranza per ottenere quello che è il principale diritto costituzionalmente garantito. Siamo in compagnia di Maria Grazia Rizzo, titolare della profumeria Glamour, gruppo Riflessi, in località Mattine ad Agropoli, per parlarvi di tutte le novità che sono presenti in questa bellissima attività commerciale. Ecco, come vedete proprio qui davanti a noi tutti i nuovi arrivi dei profumi che nella profumeria Riflessi, ecco, sono presenti. Ma adesso chiediamo proprio a Maria Grazia, oltre ai profumi, gli altri prodotti, ecco, che sono arrivati a disposizione ovviamente dei clienti. Abbiamo una vasta scelta di make up, partiamo dal più conosciuto Diego Dalla Palma per arrivare alla Collistar, Rouge Bessier e i più commerciali L'Oreal, Debbie e Deborah, per poi arrivare a Chanel, Lester Lauder e tanti altri marchi per tutte le esigenze. Ovviamente all'interno della profumeria non ci sono soltanto trucchi, profumi, insomma creme, ma c'è anche un reparto di abbigliamento, quindi ecco, diamo anche delle informazioni in merito a questo angolino molto delicato che dà la possibilità di scegliere un qualcosa di diverso da quello che si trova normalmente in profumeria. Sì, abbiamo una vasta scelta per le donne, a partire dalla taglia 38 per arrivare oltre la 60, il conformato. Abbiamo una vasta scelta di belletteria, portafogli, borse, bigiotteria, ci allarghiamo con l'argento per passare a marchi conosciuti e meno conosciuti. Enrica, perché scegliere il gruppo Riflessi? Perché dicevo un'ottima accoglienza, in verità. A me piace molto partecipare e avere a che fare con persone educate. Non è sempre così comunque. Un po' il nervosismo è di prassi, un po' tutto quello che è successo. Comunque adesso io sto, per esempio nel caso mio, sono venuta di Forlì un poco. Io non sono del posto, vengo da Forlì ma qua mi trovo benissimo.
buoni consigli, mi trovo bene, ottimi sconti anche al momento debito, su tutta la gamma, sia abbigliamento, sia i profumi e sia i trucchi. Oggi sono venuta per i trucchi perché ho cambiato un po' il mio look. Prima ero di un altro colore di capelli, adesso ci vuole un look diverso per questo colore. E allora ho trovato proprio una graziosissima persona, Maria Grazia, gentilissima, cioè ti fa venire la voglia di comprare, ecco. Raffaella, perché scegliere il gruppo Riflessi? Allora, perché quando vengo qui riesco a trovare sempre tutto quello di cui ho bisogno. Poi ci sono Maria Grazia e le commesse che riescono sempre ad accontentarmi con questa grande vastità di prodotti che troviamo. Grazie per averci seguito, l'appuntamento con il notiziario di Cilento Channel è rinnovato a una prossima occasione. Arrivederci.